Buongiorno Sofia e bentornati ai nostri microfoni, ciao! Ciao. Eccoci, bene, è passato un anno dall'ultima volta che ci siamo visti proprio in occasione della finale di X Factor, ma com'è stato Già. vedere la finale di quest'anno? Beh, è stato sicuramente super emozionante e mi ha fatto ritornare in mente un sacco di ricordi perché comunque per me è stata veramente un'esperienza che mi ha dato moltissimo e mi ha fatto crescere proprio umanamente come persona e quindi è veramente stato emozionante rivivere quelle emozioni. Ma un anno dopo come valuti quella tua esperienza proprio X Factor? Come valuto, da che punto di vista, in che Dal punto di senso? vista proprio musicale, visto che comunque di acqua sotto i ponti, anche dal punto di vista musicale, ne è passata parecchio, l'abbiamo visto sia Sì. con i singoli acustici che con quest'ultimo. Quindi come valuti l'esperienza di un anno fa? Sì, sicuramente sono cresciuta moltissimo in questo periodo, diciamo, ho fatto un po' una ricerca musicale su me stessa, io comunque sono molto giovane e quindi mi piace poi moltissimo sperimentare, conoscere cose nuove, ho ascoltato moltissimo e appunto adesso sto piano piano capendo la mia identità artistica. Molto bene, anche perché torni appunto con un nuovo singolo solo dove metti in risalto delle qualità che probabilmente non tutti ancora conoscevano. Sì, diciamo che solo per me è veramente un singolo molto importante, perché appunto segna l'inizio di questo mio vero e proprio percorso musicale dopo X Factor, che appunto finalmente sto, come ho detto prima, trovando la mia identità musicale. Cosa ti ha colpito invece del lavoro di Maestro? Cosa mi ha colpito? Del suo lavoro e del suo approccio musicale, visto che comunque si aveva l'idea che potevano essere due mondi artistici opposti, il tuo e il suo. Sì, allora io, diciamo, poi Solo è stato il primo brano che abbiamo fatto insieme. Diciamo che ci eravamo appena conosciuti, ero andato in studio da lui e mi aveva fatto ascoltare appunto qualche produzione che aveva fatto. E appena l'ha messa ci siamo trovati subito in sintonia. E poi, diciamo, anche io sono una persona molto, molto introversa, quindi quando vado a lavorare con qualcuno di nuovo non c'è sempre subito questa sintonia. Invece con lui mi sono trovata subito benissimo e ho trovato una persona proprio che è riuscita a tirar fuori le mie vere e proprie capacità e mi ha fatto sentire subito a mio agio e proprio anche musicalmente mi sono ritrovata moltissimo in lui e mi ha fatto scoprire appunto cose che non sapevo prima, mi ha fatto conoscere altri generi musicali, veramente sono super contenta di averlo conosciuto, di poter lavorare insieme a lui. Tra l'altro mi è piaciuto perché comunque secondo me si sente anche questo tipo di affinità, perché anche proprio a livello di interpretazione, secondo me è un brano dove si sente che sei proprio molto coinvolta. Sì, proprio veramente, mi sono sentita subito a mio agio, appena me l'ha fatto ascoltare sono rimasta proprio a bocca aperta, poi mi ha colpito subito. Certo. E proprio veramente, poi diciamo il pezzo è nato molto spontaneamente, proprio diciamo anche in 20 minuti, in pochissimo tempo, ci siamo proprio trovati e il pezzo è uscito molto spontaneamente. Molto bene, molto bene. Ma tra l'altro il pezzo è accompagnato anche da un videoclip, da un bel videoclip. Sì, Come e mai? anche del videoclip sono veramente super super contenta, proprio la prima volta in cui l'ho visto, diciamo, ho visto il montaggio terminato, proprio mi sono emozionata, perché proprio poi voglio ringraziare anche tutte le persone che l'hanno fatto insieme a me, appunto abbiamo passato moltissimo tempo a lavorarlo e veramente appena ho visto il montaggio finito mi sono proprio emozionata. Perché finalmente è una cosa in cui veramente mi riconosco dopo appunto varie settimane di lavoro. Proprio veramente, per me è un momento veramente felice adesso, mi sento proprio felice perché ho trovato un team di persone che sono interessate veramente al mio progetto musicale, artistico, che mi stanno facendo crescere umanamente, mi stanno facendo piano piano scoprire la mia vera identità. Senti, nel 2020 comunque, hai comunque pubblicato 3 singoli acustici registrati negli Sì. studi RCA. È un approccio molto diverso rispetto a quello che ascoltiamo oggi. Quali sono gli insegnamenti che hai appreso durante il periodo di lavoro appunto negli studi RCA e anche con la chitarra? E allora, appunto, io durante la quarantena, appunto, tutto in questo periodo fra X Factor e ora,
Ho, diciamo, fatto appunto un lungo processo di ricerca, ho scritto un sacco di brani, di canzoni, sono passata da generi totalmente diversi appunto perché ho avuto il bisogno proprio di sperimentare. E appunto c'è stato questo periodo acustico, comunque io grazie a mio padre sono molto legata alla musica acustica, al concetto del gruppo, e quindi inizialmente mi ero più data a quell'approccio e poi appunto adesso invece a un genere un po' più moderno. E comunque io mi ritrovo moltissimo in tutto quello che ho fatto in questo periodo, comunque appunto è stato proprio un processo di crescita che ho svolto, anche la chitarra appunto che ho imparato durante la quarantena, appunto da cui poi sono nati questi brani, e quindi è stato diciamo tutto un processo di crescita. Molto bene. Qualche giorno fa su Instagram hai scritto: è da un po' che ho la testa altrove. È stato un anno di cambiamenti per tutto il mondo. Io non mi sono mai fermata. Ho viaggiato attraverso il tempo e lo spazio per portarvi un pezzetto di cielo. Ma se dovessi chiederti, oggi chi è Sofia? Ancora sinceramente non lo so, sono ancora in ricerca, ancora non saprei risponderti. Questo mi fa piacere anche perché. Però sono ancora in ricerca, non si smette mai di crescere, soprattutto adesso. Certo, lo denota quella che è la tua curiosità musicale, quella che già mi aveva colpito lo scorso anno e ne avevamo anche parlato. Ma quindi per il 2021 ora cosa ci dobbiamo aspettare? E adesso ho già alcuni brani scritti. E poi ne scriverò altri e non vedo l'ora di condividerli con voi. Molto bene, Sofia, non posso che ringraziarti, ti auguro buona musica e speriamo di rivederci Grazie a presto te. dal vivo. Grazie a te, altrettanto. Grazie mille.